Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Professor Mykola Trofimenko, lei è di Mariupol, è nato lì, è il rettore dell'università di quella città che ha lasciato un mese fa per andare a Kiev. Oggi Putin ha annunciato di avere conquistato Mariupol, che lo ricordiamo è una città che aveva circa 450.000 abitanti, un po' come Genova, anche da un punto di vista delle dimensioni. E le voglio chiedere, professore, a lei risulta che la città adesso sia nelle mani dei russi? Perché so che lei ha ancora contatti con persone dentro la città. Sì, buonasera a tutti, grazie davvero per l'invito e per avermi qui con voi al vostro programma questa sera. Inizio dicendo che Putin sta dicendo per la decima volta, penso, che ha catturato, conquistato Mariupol. Oggi abbiamo visto anche le immagini del suo incontro con il suo ministro della difesa, incontro in cui ha detto appunto di aver conquistato la città. In realtà però noi sappiamo di sicuro che il territorio in cui è sita l'azienda Azovstal è enorme, è come se fosse una città dentro una città, e questo è ancora sotto il controllo dei soldati ucraini. Ci sono tante persone, sia civili che soldati, nell'Azovstal, stanno ancora combattendo. Invece oggi Putin ci dice che vogliono salvare le vite dei soldati russi e che quindi per questo motivo ha dato l'ordine di non entrare in questa zona industriale. Ci sono lì i problemi di tutti i regimi totalitari, che i servizi segreti e tutti i servizi di Stato che si occupano appunto della situazione stanno dicendo e dando le informazioni che i loro leader vogliono sentire, no? Lui vuole sentire che Mariupol è stata conquistata. Lui voleva conquistare tutta l'Ucraina, voleva prendere tutto il nostro territorio in 3 giorni, no? Adesso invece dice che vuole liberare, tra virgolette, tutto il territorio del Donetsk e del Luhansk, e che dice di avere fino al 9 di maggio, il giorno della vittoria, no? La commemorazione della cosiddetta vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'una verità è che non si può credere ai russi. Questa è l'unica verità. Allora, professore, aspetti che adesso interpello subito Lucio Carrello.